Ora passiamo ai calcoli di Bohr che va a quantizzare l'atomo di Rutherford. La condizione di quantizzazione di Bohr è che sono permesse quelle orbite dell'elettrone che corrispondono a valori discreti del momento angolare dell'elettrone, n volte h tagliato. H tagliato è la costante di Planck diviso 2π greco. Ricordiamo che il momento angolare, per definizione, è un vettore che si ottiene come prodotto vettoriale r vettor p. R è il vettore posizione a partire dal nucleo verso l'elettrone e p è la quantità di moto mv. Con la seconda regola della mano destra scopriamo che il momento angolare è diretto verso l'alto. Basta infatti porre il pollice lungo r, l'indice lungo p e il medio della mano destra ci dà il momento angolare verso l'alto. Il modulo, cioè il valore numerico di questo momento angolare, si calcola invece moltiplicando i due moduli dei due vettori, quindi r per p, r per mv, per il seno dell'angolo compreso tra loro. Questo vettore r punta qua, p là, e quindi l'angolo compreso fra questi due vettori è l'angolo beta di 90 gradi. Quindi il seno di 90 gradi fa 1, perciò il modulo del momento angolare è rmv. Allora la condizione di Bohr, di quantizzazione, diventa mrv uguale nh tagliato. Qui ho aggiunto i pedici n, quindi rn, vn, perché la quantizzazione costringe il raggio orbitale e la velocità dell'elettrone lungo l'orbita a poter assumere soltanto certi valori discreti, quindi certi valori che saranno dati da rn, cioè r1, r2, r3, e in corrispondenza a quelle orbite discrete avremo una velocità dell'elettrone lungo quell'orbita che pure è discreta e quantizzata, quindi avremo v1, v2 e v3 che dobbiamo calcolare. In particolare vogliamo calcolare i raggi delle orbite permesse, ma questa è un'equazione sola con due grandezze incognite quantizzate, raggi e velocità corrispondenti dell'elettrone lungo quelle orbite. Quindi abbiamo bisogno di una seconda equazione che è la stessa che avevamo usato nei calcoli dell'atomo di Rutherford, cioè uguagliamo la forza elettrica, elettrostatica, con la forza centripeta. In quei calcoli avevamo visto che ottenevamo kz e quadrato uguale mv quadro, e qui c'è diviso r anche. Quindi possiamo ricavare la velocità al quadrato, che risulta kz e quadrato diviso mr. Poi questa velocità al quadrato quantizzata la andiamo a sostituire nella formula di prima che nel frattempo abbiamo elevato alla seconda. Quindi la formula di prima l'abbiamo elevata alla seconda, al posto di vn al quadrato andiamo a sostituire questa espressione. Dopo aver fatto le semplificazioni possiamo ricavare i raggi quantizzati che sono espressi da questa formula. Ora mettiamo in evidenza n alla seconda, cioè il numero quantico n, e anche z al denominatore. Quello che resta, questa quantità, la chiamiamo raggio di Bohr e corrisponde al raggio orbitale nel caso in cui z sia uguale a 1, quindi l'atomo di idrogeno, e nel caso in cui n valga 1, cioè il primo numero quantico permesso. Dunque il raggio di Bohr corrisponde allo stato fondamentale n uguale a 1, cioè la prima orbita permessa, dell'atomo di idrogeno con z uguale a 1. Se andiamo a fare il calcolo del raggio di Bohr, andiamo a sostituire i valori numerici, quindi questa è la costante di Planck diviso 2π greco, cioè h tagliato alla seconda, diviso k, diviso la massa dell'elettrone e diviso la carica al quadrato dell'elettrone. Quello che otteniamo alla fine dei calcoli è proprio 0,53 angstrom. Quindi che cosa vediamo? Che Bohr, grazie alla sua regola di quantizzazione del momento angolare, ha ritrovato il raggio dello stato fondamentale dell'elettrone orbitante nell'atomo di idrogeno, 0,53 angstrom. Però ha saputo dare anche un'interpretazione teorica. Il raggio di Bohr è dato da questa combinazione di costanti della fisica. Se poi l'atomo non è di idrogeno ma è un atomo idrogenoide che ha per esempio z uguale a 2 o uguale a 3, quindi è un atomo di elio, un atomo di litio, di berillio e così via, allora lo stato fondamentale n uguale a 1 ha un raggio orbitale più stretto. Per esempio se è un atomo di elio, l'orbita fondamentale ha un raggio che è il raggio di Bohr diviso 2. Se è un litio,
naturalmente ionizzato due volte in modo che sia idrogenoide, cioè che abbia un solo elettrone. Allora l'orbita fondamentale per n uguale a 1 ha un raggio che è il raggio di Bohr diviso 3. E questo è logico, la presenza di questo z al denominatore, perché più protoni ci sono nel nucleo e più è forte la forza attrattiva elettrostatica, cioè coulombiana, che fa stringere quindi il raggio dell'orbita. Quindi nell'atomo idrogenoide di elio l'elettrone nello stato fondamentale orbita più vicino al nucleo che nell'atomo di idrogeno. Nell'atomo idrogenoide di litio l'elettrone orbita ancora più vicino al nucleo rispetto all'elio e rispetto all'idrogeno e così via. Passando poi alle orbite successive, quindi il secondo stato permesso, la seconda orbita, la terza, la quarta e così via, al variare di n, vediamo che questi raggi aumentano proporzionalmente a n al quadrato. Quindi, rispetto al raggio della prima orbita, la seconda orbita è 4 volte più larga, la terza orbita 9 volte più larga, la quarta orbita 16 volte più larga, poi 25 volte e così via. Questo è rappresentato in questo grafico in cui si vedono i vari raggi permessi secondo questa formula qua che abbiamo appena visto. Il primo raggio permesso si ottiene per n uguale a 1 e quindi è R Bohr, raggio di Bohr diviso Z. Il secondo raggio permesso è 4 volte più largo. Si ottiene infatti per n uguale a 2, 2 alla seconda 4. Il terzo raggio permesso, R3, è 9 volte più largo perché si ottiene per n uguale a 3, 3 alla seconda 9. Il quarto raggio permesso, 16 volte più largo e così via. Queste sono le prime 4 orbite permesse dell'atomo idrogenoide. Questa è la prima orbita, la seconda, la terza e la quarta. Ricordiamo la quantizzazione di Bohr che è avvenuta richiedendo che l'elettrone abbia un momento angolare multiplo di h tagliato, multiplo intero. Quindi la prima orbita permessa ha un momento angolare pari a una volta h tagliato. La seconda orbita permessa ha un momento angolare pari a due volte h tagliato. La terza orbita permessa ha un momento angolare di tre volte h tagliato. La quarta orbita permessa ha un momento angolare di quattro volte h tagliato e così via. Qua in mezzo non ci sono altre orbite permesse tra queste, perché non avrebbero un momento angolare multiplo intero di h tagliato. Per esempio, un'orbita immaginaria tra n uguale a 2 e n uguale a 3, qua in mezzo, potrebbe avere un momento angolare, per esempio, di 2 volte e mezzo h tagliato, che non è né 2 né 3. Quindi quest'orbita qua in mezzo, queste qui in mezzo, non sono permesse. Ora che Bohr ha quantizzato i raggi orbitali dell'elettrone, andando a sostituire quei raggi quantizzati R1, R2, R3, R4 e così via, nella formula dell'energia meccanica di Rutherford, si otterranno anche i livelli energetici quantizzati E1, E2, E3, E4. Ogni raggio permesso, Rn per esempio, avrà la sua energia meccanica corrispondente En. Queste sono quindi le energie meccaniche quantizzate dell'elettrone e si ottengono andando a sostituire al posto dei raggi quantizzati questa espressione qua. Mettiamo in evidenza z al quadrato e n al quadrato. Questa quantità corrisponde in modulo all'energia dell'elettrone nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno. Infatti, se andiamo a sostituire i valori k, la carica dell'elettrone al quadrato, diviso 2 il raggio di Bohr, otteniamo 13,6 elettronvolt. Se poi inglobiamo questo segno meno insieme a questa espressione, abbiamo meno 13,6 elettronvolt e è l'energia di legame dell'elettrone nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno E1H. E1 sta per energia dello stato fondamentale, quindi n uguale a 1, e H sta perché è l'atomo di idrogeno che ha un solo protone. Qui mi sono dimenticato il segno meno. Ecco qua, ora ce l'ho messo. Quindi i livelli energetici permessi all'elettrone sono dati dalla formula z alla seconda, questa quantità con il segno meno è E1H, diviso n alla seconda. Dal punto di vista grafico vuol dire che queste prime 4 orbite permesse, 1, 2, 3, 4, hanno energie, cioè l'elettrone orbitante ha energia, data da questi 4 livelli E1,
in corrispondenza R1, E2 in corrispondenza R2, E3, E e 4. È l'energia meccanica dell'elettrone orbitante. Più l'elettrone si allontana dal nucleo, quindi orbita con un raggio grande, più l'energia meccanica dell'elettrone tende a diventare zero. Ricordiamo che quando l'energia diventa zero vuol dire che l'elettrone si è liberato, la sua distanza è diventata infinita rispetto al nucleo. Quindi il livello fondamentale è quello con l'energia più profonda, quindi è lo stato più legato di tutti. Dopodiché gli altri livelli, man mano che l'elettrone si allontana dal nucleo, sono sempre meno legati.